Si è svolto stamane a Palazzo Leoni l'incontro su Omero, Dante e Pascoli, tre poeti, un solo mare, il Mediterraneo. La giornata è stata organizzata dalla città metropolitana in collaborazione con l'Università degli Studi di Messina, il Museo della Fauna, Dipartimento Scienze Veterinarie dell'Ateneo Pregliano, l'USR Ambito Territoriale di Messina, Ufficio Ottavo, e il Laboratorio Museo Mineralogico, Paleontologico e della Zolfara dell'Istituto Mottura di Caltanissetta. Ad introdurre l'evento è stata l'avvocato Anna Maria Tripodo, dirigente di Palazzo Leoni, mentre l'architetto Attilio Griso del Servizio Cultura ha presentato i dettagli dell'evento odierno. I lavori sono proseguiti con gli interventi del professor Vincenzo Caruso, assessore alla cultura del Comune di Messina, su Pascoli e lo stretto indispensabile, del dottor Mauro Cavallaro del Museo della Fauna e del professor Sergio Foscarini del Liceo Maurolico di Messina, che hanno trattato il tema lo stretto di Messina nell'Odissea di Omero, mentre la geologa Esther Tigano, collaboratrice del Museo della Fauna, ha approfondito le tematiche legate ai cambiamenti climatici nell'inferno dantesco e il Mediterraneo. La dottoressa Rosa Zarelli dell'OSR Sicilia Messina, in rappresentanza del provveditore di studi, dottor Stello Vadalà, e il professor Filippo Spadola, direttore del Museo della Fauna dell'Università di Messina, hanno ringraziato tutte le componenti scolastiche che hanno aderito all'iniziativa. Gli interventi sono stati coordinati dalla professoressa Elena Santagati, docente di storia greca dell'Università di Messina. Al termine sono stati consegnati i premi agli studenti che hanno partecipato al concorso Il Mediterraneo nei secoli. I riconoscimenti sono stati assegnati per l'Istituto La Pira Gentiluomo a Pellegrino Giada della seconda B e Delia Noemi della terza C. Per l'Istituto Comprensivo Santa Margherita Leonardo da Vinci a De Luca Antonino della terza D. Per l'Istituto Comprensivo Simone Neri di Santa Margherita a Bellinghieri della terza A e Filone della terza B. Per l'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Villa Franca di Rena a Capigli Elvira della prima A, Puleo Giulia terza B e Crisafulli Gloria seconda G. Per quanto riguarda l'Istituto Comprensivo 1 di Taormina, premiati Grasso Romina della prima B, Grasso Valeria della prima B e Lanzo Agostino della prima B. Per l'Istituto Caio Duilio, premiate le classi seconda A, seconda B, seconda C e prima F. Per il Liceo Maurolico, i premiati sono risultati Russo Emanuele della quinta B e De Francesco Antonina della quarta E. Ed infine per l'Istituto Antonello, i premiati sono risultati Malla, Arena e Trinchera della prima A.